Lo Spess Artiglio vince la prima gara del proprio raggruppamento e cerca di tenere il passo del Lupe Devere che guida il girone D. Bravi nerazzurri di mister Gagliarducci che riescono a tenere duro dopo il vantaggio di un buonissimo Marsica legato solo nel finale, dove lo Spess Artiglio con un rapido 1-2 è riuscito a prendersi 3 punti. A partire bene però il Marsica, che al secondo crea la prima occasione del match. Venditti ci prova da fuori, Sbrana risponde presente e alza il corner. Lo Spess risponde al 12esimo, Carascone prova la deviazione al volo e centra la traversa piena. Corsi tenta il tapin, ma Corsi non si fa sorprendere e spinge il tentativo di ribattuta. Il Marsica ci prova però con più insistenza e al 25esimo arriva al vantaggio. Grimaldi si accende e scarica per Murzilli, che prova la battuta a rete, sulla quale la deviazione di Corsi è decisiva e spiazza Sbrana, si accade il pallone per il vantaggio giallo-blu. Nella ripresa però lo Spess Artiglio spinge alla ricerca del pari e nel finale si fa pericoloso. Al 23esimo la deviazione che arriva da calcio d'angolo fa tremare Corsi, che vede il pallone finire poco lontano dal palo. Poco più di un giro di lancette dopo, ecco il pari. Ancora un corner, questa volta dalla bandierina di destra. Palombelli tocca e fa prendere alla sfera la traiettoria sulla quale Corsi non può arrivare, timbrando l'1-1, che rimette le cose in equilibrio. A questo punto i nerazzurri ci credono e al 31esimo riescono a passare. Il calcio di punizione di Delibero è perfetto. Corsi non può arrivarci per fermare il gol del sorpasso nerazzurro. Vince lo Spess Artiglio dopo una rimonta che lascia la mano in bocca al Marsica, ai nerazzurri i primi 3 punti e la prima piazza in compagnia dell'altra battista Andorbe Devere.